Bentornati da GamesArt. Quest'oggi vi mostro come ottenere soldati di rango A++S in Metal Gear The Phantom Pain utilizzando come missione la comitiva dei traditori. Come prima cosa, appena scesi dall'elicottero, o se siete a terra è indifferente nel caso di come è cominciata la missione, dovete dirigervi direttamente all'aeroporto di Nova Braga, esattamente nel punto A, perché c'è un passaggio posteriore che arriva direttamente al camion. Arrivare lì, far partire la scena di intermezzo dove escono i teschi fuori dal camion, sconfiggere i teschi. Ecco, una volta arrivati e attivata la scenetta, bisogna uccidere i teschi. Ok, adesso che i teschi sono stati sconfitti, tutti i nemici che sono in zona, nel raggio di abbastanza avamposti di guardia e anche nell'aeroporto di Nova Braga, resteranno storditi, come vedete questi soldatini qui, per 5 minuti. Quindi l'idea adesso è: non recuperate il camion, perché altrimenti vi restringe la zona operativa, ma fate un giro per l'aeroporto di Nova Braga cercando i soldati che più vi si addicono. A seconda del livello della vostra mother base troverete soldati di più o meno alto livello, quindi potete trovarli A++ fino a S, a seconda sempre del livello della vostra mother base, e più il livello è alto più probabilità avrete di trovare soldati S o di un livello alto. Ora, qui mi laggava la scheda di registrazione, quindi volevo saltare, ma vabbè, lasciamo perdere, tagliamo. Una volta che avete finito con i soldati dell'aeroporto di Nova Praga, dirigetevi a nord, verso i due avamposti che ci sono a nord. Lì continuate il processo del cercare, analizzare con il binocolo i soldati e vedere quali vi interessano, anche considerando le loro abilità e il loro grado. Analysis complete. Enemy equipment detected. The map has been updated. Analysis complete. 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 Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. Analysis
Analysis complete. He's coming too. Roger that. Analysis complete. Analysis complete. Passati 5 minuti, i soldati si risveglieranno, quindi l'unica cosa che resta da fare è filarsela. Ciao, uomo. E tornare all'aeroporto di Nuova Praga per poter finire la missione recuperando il canon o via Fulton o semplicemente guidandolo via. Questo dipende da quanti soldati ovviamente avete lasciato nell'aeroporto. E qui l'animetica ottica si dimostra in tutta la sua inutilità, perché nonostante gli abbiano l'animetica ottica mi scoprono. Però finendo la missione poi gusterete i vostri soldati. Ed eccoci qui ai soldati che abbiamo recuperato, e come vedete sono S, A++ e molto buoni. Questo dipenderà sempre dal grado della vostra mother base. Grazie, alla prossima.